Un'area rimasta a lungo degradata, uno spazio pronto a rivivere e diventare una cittadella di professionisti in grado di rilanciare un nuovo luogo di aggregazione. L'archeologia industriale degli ex magazzini rivista e riqualificata secondo la filosofia ANCE. In un momento in cui stiamo parlando, anche come associazione, che non è corretto andare a consumare più di quello che è necessario il territorio, credo che sia assolutamente importante mettere in evidenza quello che sta succedendo in questo isolato, perché di fatto è un quartiere dove si va a recuperare quelli che una volta erano gli ex magazzini generali, a recuperare ovviamente con delle funzioni completamente nuove. Ma in questo cantiere, che è comunque un cantiere la cui committenza è un ente e banca, Fondazione Cari Verona, e lo sottolineo perché questo tipo di interventi può essere fatto da effettivamente da degli enti che hanno una grande disponibilità economica per ristrutturare e dopo per andare ad affittare, cosa che non sarebbe così semplice per un piccolo imprenditore. Per cui qui verrà, ripeto, verrà Unicredit, verrà l'ASL 20 e dovrebbe arrivare anche Italy per quanto riguarda il discorso della rotonda. Noi stiamo costruendo la parte Unicredit e dell'ASL. Filosofia di ANCE, anche qui abbiamo preferito approcciare il lavoro con un ATI, cioè, mi spiego, con un'associazione temporanea di imprese, non un'impresa singola, ma tre imprese in particolare del territorio veronese, ed anche questo è un modo nuovo per dare un messaggio di come sta cambiando l'edilizia. Le nostre imprese sul territorio sono molto piccole, per accedere a determinati lavori l'unica possibilità è quella di aggregare. Di aggregarsi, fare squadra e mettere insieme le competenze. Naturalmente questo presuppone una filosofia che è un cambio rispetto al passato, perché eravamo tutti quanti abituati, ognuno con la propria impresa, e mettere insieme le cose non è sempre così semplice. Non solo rose e fiori il lavoro di ANCE, che spesso deve fare i conti con problematiche e manovre in grado di mettere davvero in crisi questa categoria, già molto in difficoltà dato il periodo storico in cui ci troviamo. A tal proposito ANCE lancia una petizione sul sito anceverona.it per dire no con una firma allo split payment, ma sentiamo gli altri problemi direttamente dalla voce del presidente. Le problematiche del nostro settore sono molte effettivamente e nascono ovviamente 7 anni fa con la crisi che è stata una crisi finanziaria principalmente, che ha toccato il mondo del credito, ma che ha toccato soprattutto la possibilità di spendere da parte delle famiglie per quanto riguarda il privato. E mi riferisco anche a una tassazione che è triplicata nel giro degli ultimi 3 anni, per cui la gente veramente ha difficoltà ad investire in un bene che è comunque tuttora il bene principale di ogni famiglia, la casa. E questo ha comportato francamente dei riflessi molto negativi sul mercato, nel senso che poca disponibilità di credito da parte delle banche, insicurezza da parte delle famiglie dove tanti hanno perso il posto, noi abbiamo perso quasi il 40% delle aziende in 8 anni. Con circa 8.000 dipendenti solo nella provincia di Verona. Capisci che uno che non ha la tranquillità del lavoro è difficile che possa pensare di mettere su famiglia e di poter dire mi faccio un mutuo, anche perché è stato veramente difficile in questi anni poterlo fare, e di investire nel mattone. ANCE lancia anche progetti innovativi, un'iniziativa unica in Italia che coinvolge le classi terze degli istituti tecnici di Verona e provincia. Si tratta di un progetto che abbiamo messo a punto con gli enti paritetici, sindacato e organo e imprenditoriale, e con la scuola edile di Verona e con il comitato paritetico territoriale, insieme con lo SPISAL, perché riteniamo come imprenditori che sia decisamente molto più importante prevenire, come per il resto dappertutto, per cui insegnare a questi ragazzi quelle che sono le problematiche che riguardano la sicurezza sul lavoro, ma vedendolo direttamente in cantiere, perché il cantiere di oggi richiede tantissime professionalità che 30 anni fa non c'erano, e per loro potrebbe voler dire veramente un approccio al mondo del lavoro, sperando che tutto riprenda a girare come dovrebbe.